Minervino di Lecce si colloca nel Salento meridionale, a pochi chilometri a sud di Otranto. Il territorio rientra nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Costa Orientale, insieme a Ortelle, Castro e Santa Cesarea Terme. Tra le sue terre si conservano numerose testimonianze megalitiche, retaggio monumentale della presenza stabile dell'uomo già dall'epoca dei metalli. Suggestiva è la campagna che si estende intorno all'abitato, diramandosi in fitte trame di olivi verso le frazioni di Specchia Gallone e Cocumola. Le distese verdi, caratterizzate da rigogliosi e antichi monumenti arborei, sono l'evidente sintesi dell'economia del paese, fortemente legata alla vocazione agricola, in particolare nella produzione dell'olio, del vino e dei prodotti cerealicoli. L'architettura della civiltà rurale si articola nelle campagne minervinesi e si esprime di fatto nei suggestivi muretti a secco, realizzati nel corso dei secoli dalle pazienti mani dei contadini del luogo. In questo incanto è facile imbattersi nelle pagliare, costruzioni tipiche salentine, edificate per custodire gli attrezzi agricoli o come sistema abitativo durante i mesi estivi. Le meraviglie e le curiosità continuano anche sulla costa orientale, dove si staglia la torre costiera Minervino, collocata sulla provinciale Otranto-Santa Cesarea Terme. La torre fu costruita nel 500 a spese dell'antica Universitas di Minervino, durante il regno di Carlo V d'Asburgo. Oggi edificio meta di numerosi turisti e curiosi a caccia di spettacolari fotopaesaggistiche. Minervino di Lecce è un paese da scoprire, ma anche da gustare. Infatti la tradizione agricola si coniuga perfettamente con l'innovazione enologica e culinaria, grazie in particolare alle eccellenti cantine vitivinicole che animano il territorio, riconosciute e apprezzate per il loro pregio da importanti estimatori italiani e stranieri. La spontaneità dei luoghi e il talento per l'accoglienza rendono Minervino un borgo incantevole, impreziosito da rilevanti monumenti storico-artistici e sicuramente dalla gentilezza degli abitanti e dalla professionalità degli operatori turistici.